Bisogna continuare su questa strada, senza secondo me in questo momento guardare tanto la classifica perché voglio dire è ancora lunghissima, ci godiamo questi bei risultati però con la voglia di continuare a sacrificarsi come stiamo facendo perché poi grazie a quello arrivano i risultati. Dire che solo sacrificio è riduttivo, ovviamente come dici tu c'è anche qualità, c'è anche la scelta giusta al momento giusto e quelle sono cose poi fondamentali, i tempi di gioco, come ti inserisci un attaccante come attacca lo spazio. È una squadra secondo me che in questo momento sta facendo bene perché ognuno di noi mette a disposizione delle caratteristiche differenti e un grande spirito di sacrificio per tutta la squadra. E onestamente non me la ricordo perché ero concentrato mi ricordo solo questo passaggio di Nick verso Wall che ha messo una grandissima palla, poi ho visto il portiere che usciva forte, quindi io in quell'istante ho pensato la devo alzare perché sennò gliela butto addosso, è andata bene. Stava rivedendo un episodio, quindi in questo momento ancora non è finita la gara, nonostante avessi fischiato, poi dopo 10 secondi ho detto ok, ha rivisto il VAR, tutto a posto. Ma non ho mai ragionato in termini realizzativi, è normale che poi il gol è importante. Però se uno fa le cose fatte bene, lavora per la squadra, il gol arriva. Sono molto, molto contento, sono molto contento per Wall che si sta esprimendo alla grande. Davvero per tutti, perché c'è davvero un bel clima in questo momento. Ma adesso, nel calcio di adesso, bisogna correre. Bisogna sacrificarsi, bisogna correre per il compagno, non si può giocare più come 10 anni fa, 15 anni fa, 20 anni fa, il calcio si evolve e in questo momento per fare risultato c'è bisogno anche di questo, lo facciamo volentieri. No, ma è bellissimo, come ho detto sempre, a prescindere dai risultati, poi penso che le emozioni che si possano condividere tra una tifoseria e la squadra siano le cose più belle.